Niente, Gianni, è 2 ore che siamo qua, non ha bocca niente. Ma niente. Comunque non lo so, ultimamente non ho più idee. Ma zero proprio, eh. La paura di tutti gli artisti è quella di perdere il talento. È per questo che abbiamo costruito il cavò. Che senso il cavò? Fabio, il cavò. Il cavò dei successi è il luogo in cui i personaggi famosi custodiscono nel tempo i loro talenti. Per preservare il proprio aspetto fisico basta passare attraverso uno scanner che cripta la fisicità e la materializza sotto forma di una pillola, imbustata e catalogata. Grazie ad avanzati macchinari, chi possiede una bella voce può materializzarla sotto forma liquida e conservarla nel tempo all'interno di apposite boccette, catalogate ed etichettate con il nome del legittimo proprietario. Tutto questo è successivamente trasportato all'interno del cavò, sicuro e inaccessibile anche per le menti più diaboliche. Per violare il cavò occorreva un piano di una difficoltà estrema. No, Roberto, non abbiamo budget. Semplifica un po', prendi l'altro copione. Ah, l'altro quindi? Sì, quello con il piano era semplicissimo, un 2-3-4 Pippo Baudo. Un 2-3-4 Pippo Baudo, ok. Perfetto, andiamo avanti. Il piano era semplicissimo. Entrare dall'ingresso principale travestito da addetto delle pulizie. Salve. Buongiorno, lei chi è? Fabio Rovazzi. Fabio Rovazzi. No, guardi che dal nostro sistema risulta che qua lei non ha talenti. No, ma io sono qua per le pulizie nel cavò, vede? Ah, è per fare le pulizie? Eh sì. Ah, beh, allora vada pure. Grazie. Vada. Forza! Segui il corridoio e vai a destra. La password è 1234. Usa la foto di Pippo Baudo. Sono dentro. Cambiati i vestiti. Spray sulle videocamere. Porca miseria. Cuccato! Pirla! Hai 15 secondi prima che si chiuda. Sbrigati. Prendi una pillola per non farti riconoscere. Lo so, l'ho fatta grossa, aspè vado di corsa. È tutto copia e colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone. E invece sono ancora qua. E cerco un posto fresco e prendo qualche abilità nei limiti della legalità. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono tranquillo, non c'è bisogno, ci penso io. Ridammi la mia voce. Ma Eros, guarda che non si ruba, Ma non Rovazzi. Lo so. Dai,
Tieni. A posto. Ricordati che non ti serve la mia voce. Ti basta questa. È una molletta da bucato. Esatto. Ciao. Vado e parto in quarta e sfugo dal mio karma, uno stato che mi esalta. Ho voglia di staccare dall'ansia generale, tu farmi dentro il mare. Non ti devi preoccupare, mamma, sto ricollando, devo spegnere. Ti chiamo dopo, devi stare calma, tanto sono su una panda. Non ti aspettavi questa nuova canzone e ti darò un finale contro ogni previsione. Ma non sono l'eroe delle tue solite storie e sono contrario a tutti gli spoiler. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo e del testo tanto non ne ho bisogno. Dai, ma veramente? Ma guarda che è stato veramente semplice. In questi giorni ho fatto amicizia con le guardie. Ho scambiato la tua borsa per un pacchetto di sigarette. No, dai, ti prego. Pure col cappello personalizzato, no, ti prego. Mi fate uscire, per favore? Basta! Rovazzi! Venga, hanno pagato la cauzione, può uscire. Ma veramente? Venga. E io niente. Ma come? Dannazione. Affare! Magari la prossima volta diciamola sottovoce questa cosa della cauzione. Allora sei tu liberato. Ma chi ha pagato? Lo seguo a sinistra, sempre dritto, prego. Vada. Interista del cazzo! Alve? Ma come funziona qua? Devo darle i documenti? Ma qualcuno di voi sa chi ha pagato la... Pagato io, sei fuori.